Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo con il bollettino relativo al Covid. Rispetto alla giornata di ieri non si registra nessun nuovo caso e nessun decesso per coronavirus. Scende a 3 il numero dei pazienti in terapia intensiva mentre cala di 25 unità il numero degli attualmente positivi in Abruzzo. Vediamo. Non ci sono nuovi casi di contagio da Covid-19 su 835 tamponi processati e non si registrano nuovi decessi per coronavirus in Abruzzo rispetto alla giornata di ieri. Così, nella nostra regione, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3.279 casi positivi al Covid-19 diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'Ospedale dell'Aquila. 71 pazienti, invariato rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 3 meno 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 412 meno 24 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 456 pazienti deceduti, dato appunto invariato rispetto a ieri, 2.337 dimessi guariti, più 25 rispetto a ieri, di cui 120 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 2.217 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi guariti e dei deceduti, sono 486 con una diminuzione di 25 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 91.700 test, di cui 86.092 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 247 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 828 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 1.539 alla ASL di Pescara e 665 alla ASL di Teramo. E la Regione Abruzzo ha redatto il piano di riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid, del quale l'assessore regionale Nicoletta Veri ha illustrato alcune delle linee guida. Ascoltiamola. Oggi pomeriggio, prima in quinta commissione e poi successivamente in giunta, presentiamo quello che è il riordino della rete ospedaliera per emergenza Covid. Che cosa significa? Che abbiamo portato un documento che porta l'ampia possibilità a tutte e quattro le ASL di aumentare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva. Questi posti sono stati distribuiti in maniera equa su tutto il territorio in base al numero della densità della popolazione ridistribuita nelle quattro ASL e in base al numero dei ricoverati della pandemia che è avvenuta nella nostra regione. Abbiamo posti importanti e fondamentali sia per qualsiasi tipo di emergenza e anche se si dovesse ripresentare quella dell'emergenza Covid. Questo significa che la nostra regione, in base a questa esperienza, ha preso atto e quindi porta avanti progetti concreti e costruttivi. In che cosa consiste? La possibilità di adeguare queste strutture con questi posti, quindi con unità sia di medici, infermieri, professioni sanitarie che ci lavoreranno, ma soprattutto anche con l'acquisto delle attrezzature adeguate. In questo piano è compreso anche la ristrutturazione di tutti i pronti soccorsi degli ospedali di primo livello della nostra regione. Questo ci tengo a precisarlo perché vuol dire anche qui investimenti nei pronto soccorso e investimento sulle unità lavorative. E ora la cronaca, alcuni video documentano il sabato notte della Movida pescarese, litigi, schiamazzi e assembramenti hanno portato i residenti a lanciare una petizione, mentre il divertimento notturno diventa occasione anche per lo scontro politico. Il servizio di Giuseppe Dintino. Movida indomabile a Pescara. Alcuni video realizzati da qualche residente del centro riaccendono la polemica sul divertimento notturno. Questa è Via Piave, sabato notte. Nelle immagini un gruppo di adolescenti. Uno sembra voler calmare l'amico che probabilmente ha intenzione di litigare. Sul posto polizia e un'ambulanza, ma al momento non è emerso se vi sia stato solo uno scambio di insulti, qualche spintone o una vera e propria rissa.
Le uniche sanzioni emesse infatti sono ad una persona per ubriachezza molesta e a un esercente di via Regina Elena che avrebbe venduto alcol a un 17enne. Tanto basta però per riaccendere la polemica sulla cosiddetta movida. La Lega chiede più controlli, benché il pacchetto sicurezza dell'anno scorso, ad opera dell'assessore del Carroccio Sulpizio, abbia già aumentato il numero delle telecamere e delle forze di polizia, mentre il centro-sinistra si scaglia contro il coprifuoco imposto dal sindaco Masci, che impone ai locali durante il weekend la chiusura a l'una di notte, ma che, come dimostrano le immagini, di certo non impedisce assembramenti. L'ordinanza uccide le imprese che stanno ripartendo dopo il lockdown, sostiene l'opposizione. Il Comitato dei Residenti per la tutela della quiete e del decoro pubblico ha lanciato una petizione che in poche ore avrebbe già raccolto centinaia di firme. Sostanzialmente noi non chiediamo nulla di particolare, se non la possibilità di vivere in una zona che non è stata pensata per l'intrattenimento notturno, dove vivono centinaia di famiglie che non può essere compatibile con la movida che si protrae fino alle ore tarde della notte. Il quartiere non ha una vocazione al divertimento notturno, sostengono i residenti, ma da quando la scorsa amministrazione ha pedonalizzato la zona intorno al mercato coperto, questa è diventata il punto di riferimento della Pescara Bene, con decine di attività, l'una a fianco all'altra, dove si riempiono i bicchieri ogni sera. I residenti chiedono un'ulteriore riduzione degli orari dei locali e che si individuino altre zone della città dove far sfogare i giovani. L'unica garanzia a tutela del riposo oggi noi la vediamo semplicemente nella chiusura ad un orario che sia congruo con il riposo dei residenti. Diversamente non vediamo quali possano essere soluzioni praticabili dall'amministrazione. Bisogna capire che è necessario effettuare una differenziazione tra zone della città. Bisogna creare delle zone o comunque favorire delle zone che possono avere una maggiore capacità ricettiva negli orari notturni, perché sono meno interessati o comunque hanno più spazi per poter ospitare le persone. Ai residenti fa eco la Lega, che pesta i piedi al primo cittadino sulla questione ordinanza. Occorrerebbe un'ordinanza diversificata per zone cittadine, sostiene il Carroccio, il che significa chiusura a mezzanotte, laddove vi sono residenti che non riescono a riposare, e più tolleranza in altri luoghi, ad esempio sulla riviera, come se gli schiamazzi che provengono dagli stabilimenti si perdessero in mare e non andassero a disturbare i residenti di quella zona. Ad ogni modo, divertimento e socialità da qualche parte dovranno pure essere espressi, ma non potendo costruire una cittadella della movida in aperta campagna, il rischio è che gli schiamazzi diventino il prezzo da pagare per chi intenda abitare in centro. E proseguiamo sempre con la cronaca. Il video di un topo all'interno di una gelateria diventa virale e fa scattare l'intervento dei carabinieri del NAS, che chiudono l'attività imponendo le operazioni di derattizzazione. È successo a Pescara, in un locale che si trova in pieno centro. Stamani i carabinieri, in collaborazione con il servizio igiene alimenti e nutrizione, SIAN, della ASL, hanno eseguito una ispezione sul posto. I militari per la tutela della salute hanno riscontrato la presenza di tracce di roditore. Non è stata invece rilevata contaminazione degli alimenti o delle materie prime. Al termine del sopralluogo è scattata la sospensione dell'attività fino all'espletamento di straordinarie attività di derattizzazione, di cui il gestore già si sta occupando. Non è la prima volta che la presenza di topi viene segnalata lungo le vie del centro di Pescara e la questione sta facendo discutere. Il PD definisce urgente un intervento straordinario del comune, perché ci sono zone della città come Viale Bovio, Via Raffaello e le vie del centro pedonale invase da ratti. Cambiamo ancora pagina, apre a Fossa Cesia in provincia di Chieti il Supporter Deluxe Hotel, albergo a 5 stelle creato dal procuratore sportivo Donato Di Campi. Questa mattina tante le autorità che hanno preso parte alla inaugurazione. Il servizio di Paolo Renzetti. Inaugurato questa mattina alla presenza delle massime autorità politiche e militari, il Supporters Deluxe Hotel, struttura 5 stelle di Fossa Cesia Marina, nato da un progetto del procuratore sportivo lancianese Donato Di Campi e di Fabrizio Petronti. Ci siamo incontrati a Supporter Beach, dove il nostro interesse per questa struttura era comune, e abbiamo deciso di costruire e ristrutturarlo insieme. Ci completiamo a vicenda, perché lui è molto social, io sono molto più, diciamo, riservato.
E abbiamo deciso di fare questo investimento a 5 Stelle, lo ribadisco, perché l'impegno comunque è tanto, un hotel a 5 Stelle sulla costa abruzzese non ce ne sono. E vogliamo attirare il turismo estero soprattutto, e in questo momento quello regionale, nazionale, con la riapertura del lockdown. La costa della Bocca è un parco naturale sia per le sue acque e la sua natura ancora incontaminata, e sicuramente gli ospiti gradiranno i servizi che metteremo a disposizione. I soldini che abbiamo guadagnato col calcio li abbiamo reinvestiti sul mio territorio, da prima con una spiaggia, con un beach, ora con questa struttura che è incorporata in uno dei pezzi più belli dell'Abruzzo, che è la costa dei Trabocchi. Credo che abbiamo creato qualcosa di bello e che speriamo porti qualcosa dal nostro Abruzzo, soprattutto in questo momento. Cercheremo di portare il maggior numero di turisti, soprattutto delle altre regioni stranieri, e far conoscere tutte le nostre peculiarità del territorio. Noi vogliamo ripartire, non abbiamo chiesto nulla, chiediamo una sola cosa: poter lavorare tranquillamente e liberamente. E questo è quello che chiediamo. Non vogliamo finanziamenti, non vogliamo nulla, vogliamo solo lavorare. Infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del territorio. Fra qualche giorno passeremo alla resinatura di questo tratto che va da San Vito fino a Torino di Sangro, quindi diciamo che questo tratto di pista sarà inaugurato fra un mese e mezzo, e quindi una grande coincidenza con un'opera così bella, di eccellenza e di qualità. Come provincia puntate molto sulla costa dei Trabocchi? Assolutamente sì, è una opera difficile, complessa, che ci ha impegnato per 3 anni, ma siamo sicuri che questo sarà il futuro turistico del nostro Abruzzo. Oggi riprende il turismo, che credo debba essere fondamentale per far crescere l'Abruzzo e la costa dei Trabocchi. Speriamo che ci possano essere altri investimenti. Con questi investimenti significa creare davvero occupazione, soprattutto per i giovani. Di questo sono contento, oggi sono davvero contento. Ringrazio ovviamente gli imprenditori Fabrizio e Donato che hanno fatto questo investimento, e ce ne saranno altri nel futuro, perché molte imprese importanti dell'Abruzzo e di fuori Abruzzo arrivano a Fossa Cesia e in generale alla costa dei Trabocchi per fare investimenti nel rispetto assoluto dell'ambiente. Proprio in occasione della inaugurazione del supporter deluxe di Fossa Cesia, il governatore della regione Marco Marsiglio e l'assessore regionale al turismo Mauro Febbo hanno fatto il punto sul cambio di passo dell'Abruzzo, che con la stagione estiva punta a recuperare il terreno perso a causa del lockdown. Vediamo. Sì, riapriamo anche con anticipo di diverse settimane in alcuni casi, ed tante attività legate appunto allo svago, al turismo, al tempo libero, oltre che ad attività anche imprenditoriali ed economiche, tra quelle che erano rimaste ferme. Ci assumiamo questa responsabilità con criterio, perché la valutazione epidemiologica dell'Abruzzo fatta dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità registra un livello basso di pericolosità in questo momento. Naturalmente è importante mantenere le distanze, mantenere l'uso delle mascherine, di tutte le misure di sicurezza che possono servire e sono anzi indispensabili a fare in modo che tutte queste attività possono riprendere, possono svolgersi nella sicurezza e nel rispetto della salute. Noi puntiamo su tutto il litorale. Io penso che il litorale abruzzese, da Martinsicuro a San Salvo, è qualcosa che forse in altre regioni non hanno, anche perché non ha quell'affollamento che ci sono in altre location. E proprio di strutture, ha un'organizzazione, ha un'accoglienza eccezionale, quindi ci puntiamo molto. Il turismo estivo per noi è importante e i dati ci danno ragione, e credo che anche i segnali che ci stanno arrivando, che mi scrivono le organizzazioni, i singoli imprenditori, la stessa Saga che comincia ad avere anche lì prenotazioni per i voli aerei, credo che insomma, non si può recuperare il tempo perduto, le festività primaverili, il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, i ponti eccetera, però chiaramente bisogna guardare avanti.
Sarà un esame di maturità diverso rispetto agli altri e, come di consueto, il rischio è quello di incappare in una miriade di fake news che stavolta potrebbero riguardare anche i protocolli per svolgere la prova orale. Per questo la Polizia di Stato ha dato il via con scuola.net ad una campagna di sensibilizzazione per i maturandi. Il servizio di Jacopo Forcella. Non ci saranno come in passato le fughe di notizie legate alle tracce d'esame e neanche la lotta contro l'uso degli smartphone durante le prove. Ma anche in occasione della maturità 2020 il pericolo che tra gli studenti si diffondano fake news è comunque in agguato. Perché l'esame di quest'anno, che verrà ricordato come quello svolto ai tempi del coronavirus, presta benissimo il fianco a interpretazioni sbagliate. Una maturità la cui veste definitiva è stata ufficializzata solo un mese fa per via delle incertezze legate allo scenario epidemiologico e alle relative misure da adottare. L'esame avrà così una formula del tutto inedita, niente scritti ma solo un colloquio orale, peraltro diverso dal passato, con in più un protocollo di sicurezza da osservare per svolgere la prova in presenza a scuola. Un lungo elenco di informazioni che i maturandi non hanno ancora pienamente digerito. Proprio questo sarà il tema centrale della tradizionale campagna di sensibilizzazione che la Polizia Postale e delle Comunicazioni porta avanti in collaborazione con il portale degli studenti scuola.net, giunta al 13° anno. L'obiettivo di maturità al sicuro è sempre quello di contrastare alla vigilia dell'esame fake news, bufale e leggende metropolitane. Per evitare che i ragazzi non perdano tempo prezioso dietro a notizie fuorvianti, ma soprattutto per tranquillizzarli, visto che travolti da un'enorme quantità di consigli, per evitare il contagio da Covid-19 è come se tra gli studenti si sia diffuso una sorta di terrore da orale dal vivo. A confermarlo è l'annuale monitoraggio realizzato da scuola.net per Polizia di Stato su un campione di circa 5.000 studenti del quinto anno delle superiori, che stavolta si è concentrato proprio sulle norme sociosanitarie adottate dal Ministero dell'Istruzione in base alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Circa un maturando su quattro, ad esempio, pensa che sarà costretto ad avere la mascherina ben fissata sul volto per tutta la sua permanenza nell'edificio scolastico, anche durante il colloquio, quando invece le linee guida concedono allo studente la possibilità di abbassarla per svolgere il colloquio, visto che la disposizione delle postazioni impone il rigido rispetto di un distanziamento di almeno 2 metri tra i presenti in aula. E il 21% invece è rassegnato all'idea di doversi presentare a scuola da solo, senza nessuno, mentre il protocollo non vieta a un accompagnatore, uno soltanto, di assistere all'esame. Un tema particolarmente controverso è quello sulle regole per l'accesso a scuola. Agli studenti e ai commissari non verrà misurata la febbre, ma gli basterà produrre una dichiarazione che attesti l'assenza di sintomi riconducibili al Covid-19. Peccato però che solo uno su tre ne sia al corrente. La maggioranza pensa che la misurazione della temperatura sarà obbligatoria, mentre il 19%, all'esatto opposto, è convinto che non ci sarà alcun controllo in tal senso. Lo stesso si può dire per la questione guanti, nessun obbligo, secondo il protocollo basterà igienizzarsi frequentemente le mani con i gel messi a disposizione dall'istituto, ma solo uno su due è aggiornato su questa procedura. L'unico passaggio veramente chiaro è quello dei tempi di permanenza nelle strutture. Quasi tutti sanno che potranno arrivare circa 15 minuti dal proprio esame e che dovranno andare via immediatamente una volta finita la prova. L'iniziativa antibufale di Polizia di Stato e scuola.net serve proprio per veicolare messaggi corretti e sgomberare il campo da quelli errati. Per questo, per rafforzare il messaggio utilizzando un linguaggio più vicino a quello dei maturandi, è stato anche realizzato un video che verrà diffuso su scuola.net e sui canali Facebook, Instagram e YouTube. Un contenuto ironico che passa in rassegna i comportamenti sbagliati che uno studente potrebbe assumere leggendo in modo distorto il protocollo di sicurezza. In più, gli operatori del commissariato di Polizia di Stato online anche quest'anno saranno a disposizione dei ragazzi nelle ore immediatamente precedenti l'inizio del maxi orale per rispondere a tutti i loro quesiti e dubbi sulle informazioni che circolano in rete. E anche se questa maturità sarà diversa dalle precedenti, noi non vogliamo far mancare il nostro grande in bocca al lupo a tutti voi. Ed ora parliamo di elezioni comunali, prossime elezioni comunali al comune di Avezzano, e oggi è stata lanciata dalla Lega la candidatura di Tiziano Genovesi, candidato appunto sindaco del Carroccio nel centro marsicano. Vediamo.
Oggi il candidato sindaco Tiziano Genovesi della Lega viene presentato ufficialmente in conferenza stampa. Ci eravamo lasciati con il programma elettorale Avezzano per divenire nuovamente strategica. Brevemente, di cosa ha bisogno? Tre cose. Beh, ha bisogno sicuramente di nuova linfa, di nuove energie per poter riportare questo territorio al centro della Marsica, ma non solo della Marsica. Direi che Avezzano deve tornare ad essere baricentrica in una politica più ampia di carattere regionale e nazionale. Quindi i punti cardine saranno welfare, lavoro, sanità e sicurezza, quindi questi sono i quattro punti cardine. Naturalmente dopo il Covid stiamo lavorando per emendare nuovamente, ampliare quello che era il nostro programma di mandato. Per chiudere, ieri il nome del candidato sindaco del PD, Roberto Verdecchia, qualche reazione nell'ambiente di centrodestra? Beh, noi stiamo lavorando per trovare una sintesi sul mio nome, quindi non guardiamo in casa d'altri, lavoriamo per il bene di 43.000 avezzanesi e stiamo lavorando per mettere a punto il miglior programma possibile per governare questa città, perché andremo a governare questa città. Ma io reputo che Tiziano Genovesi abbia tutte le caratteristiche per affrontare una sfida elettorale così importante. Lo abbiamo detto questa mattina in conferenza stampa, la Lega non cerca un sindaco che sappia soltanto bene amministrare, la Lega cerca un sindaco che sappia portare avanti la rivoluzione del buonsenso e affrontare e realizzare quegli impegni, quelle sfide che dovranno mutare per i prossimi 50 anni il destino di una città importante come quella di Avezzano. L'amministrazione comunale di Teramo chiede all'ASL di ripristinare con urgenza le attività di assistenza sanitaria per le persone colpite da autismo. Secondo l'associazione Abruzzo Onlus, la provincia di Teramo è quella con maggior numero di segnalazioni di disagio dopo la fine del lockdown. Il servizio di Tania Bonici Castelli. L'associazione Autismo Abruzzo Onlus, dopo aver raccolto segnalazioni di disagio sulla mancata o solo parziale ripresa dei servizi riabilitativi per autistici nelle ASL abruzzesi, lancia un grido d'allarme per una situazione non più sostenibile. Così il Comune di Teramo si fa portavoce delle tante famiglie teramane che in questi tre mesi di Covid hanno dovuto fronteggiare la malattia dei propri figli praticamente sole e che oggi sono allo stremo. E lo fa scrivendo una lettera all'ASL di Teramo, invitandola ad assumere decisioni urgenti per favorire la reale ripresa di attività di assistenza sanitaria per le persone colpite da autismo. Quello che chiediamo all'ASL, ma che comunque è molto sensibile all'argomento, questo lo si deve riconoscere, che già sta facendo determinati passaggi, magari è quello di riattivare da subito, non aspettare ulteriore tempo, proprio per evitare che questi ragazzi possano regredire, perché durante l'emergenza Covid l'isolamento c'è stato per tutti, ma per quelle persone, per quei bambini, per quei giovani adulti che vivono quelle condizioni e che non è solamente una condizione legata all'autismo ma alla disabilità tutta, hanno subito un doppio isolamento. Per questo noi chiediamo fortemente che vengano riprese le attività nella modalità, quindi in presenza nei centri e nelle ore stabilite dalle varie valutazioni che i ragazzi hanno fatto all'ASL precedentemente al Covid. Il lockdown da Covid-19 non è stato facile per nessuno, ma non lo è stato in particolare per tutte le persone affette da disabilità. Il Comune di Teramo ci tiene però a sottolineare che durante questi tre mesi è stata sempre garantita l'assistenza domiciliare da parte dei servizi sociali. Durante l'emergenza sanitaria noi come Comune di Teramo abbiamo voluto fortemente che l'assistenza educativa scolastica venisse effettuata presso il domicilio, presso la casa dei ragazzini, delle studentesse e degli studenti del Comune di Teramo, questo proprio per aiutare questi ragazzi a continuare il loro percorso educativo. Nel frattempo abbiamo continuato comunque la domiciliare pomeridiana, cioè queste ore di assistenza che vengono date dal Comune in maniera pressoché uguale, cioè nel senso non è che abbiamo diminuito le ore. Tra le altre cose, nei prossimi giorni, quindi nel mese di luglio, riapriremo il bando proprio per la domiciliare affinché ulteriori persone possano usufruirne. Aprirà giovedì 18 il cantiere sulla strada provinciale 20 nel tratto che collega Pianella a Loreto Aprutino in località Cartiera. I lavori di messa in sicurezza e consolidamento dell'arteria provinciale dureranno circa 120 giorni. Il servizio di Stefano Recanati.
consegnati alla ditta Facciolini i lavori per il ripristino della viabilità sulla strada provinciale 20 nel tratto Pianella, cartiera di Loreto a Brutino. I lavori partiranno ufficialmente giovedì 18 giugno alle ore 12, quando ci sarà l'interdizione al traffico veicolare ciclopedonale, per permettere alla ditta di intervenire in maniera sicura sulla frana che dal gennaio 2017 ha creato non poche difficoltà a pendolari e aziende che ogni giorno si spostano dall'area Vestina per raggiungere l'area metropolitana di Pescara e Chieti. I lavori ammontano a circa 400.000 euro e andranno avanti per 120 giorni, ma l'impresa ha tenuto a precisare che farà di tutto per ripristinare la viabilità in tempi più brevi. Per il periodo interessato dai lavori, il traffico ordinario verrà dirottato su arterie comunali e provinciali alternative, mentre il traffico ai mezzi pesanti sarà deviato sulla statale 81. Voi siete testimoni che noi ci siamo visti qua. Subito dopo la triste notte Rigopiano, appena questo è stato possibile, e abbiamo preso atto di questo disastro che ha tagliato in due di fatto l'area Vestina. Da allora in poi siamo passati dalla fase della protesta, dove abbiamo ottenuto dei piccoli interventi per riaprire almeno una corsia, ricorderete bene, poi alla fase di trovare le risorse, e abbiamo trovato le risorse. Poi è arrivato un nuovo governo regionale e provinciale che oggi completa un percorso che, ahimè, è iniziato qualche anno fa, e questo è insostenibile per un paese civile, perché alle nostre spalle, immagino abbiate inquadrate uno splendido panorama, delle splendide colline, dove però se non abbiamo strade decenti difficilmente riusciremo a portarci gente e sviluppo. Io mi sento di ringraziare le persone che sono qui oggi, perché sono quelle che poi in realtà si sono molto adoperate per raggiungere questo risultato, che sono il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il Presidente della Provincia Antonio Zaffiri, che davvero hanno mostrato impegno, volontà e determinazione per raggiungere questo risultato atteso e sperato dalla nostra cittadinanza. I nostri tecnici, in sinergia con i tecnici della provincia, hanno studiato dei percorsi alternativi. Ovviamente dobbiamo essere certi che questi percorsi alternativi consentano un transito in sicurezza a tutte le tipologie di veicoli, per cui raccomandiamo alla cittadinanza di seguire tutte le indicazioni, sia dal punto di vista dei contenuti dell'ordinanza che della segnaletica che troveranno, perché sono finalizzate alla sicurezza di tutti, quindi è importante che tutti si adeguino alle segnaletiche. Ed ora allo sport, con il prossimo servizio facciamo il punto della situazione in casa Pescara e Teramo. Ultimo weekend senza campionato per la Serie B, che sabato pomeriggio vedrà di nuovo il torneo cadetto in campo per la giornata numero 29. Il Pescara alle 18 giocherà quello che può essere considerato a tutti gli effetti uno scontro diretto contro la Juve Stabia. Campania più uno in classifica rispetto ai biancazzurri di Le Grottaglie, che tuttavia hanno a disposizione quello che può essere considerato a tutti gli effetti un nuovo acquisto, perché Manuel Pucciarelli, arrivato in riva all'Adriatico nella sessione invernale di calciomercato, di fatto con il Delfino sulla maglia non ha ancora mai giocato. Lo stop al primo allenamento, la lesione al tendine adduttore, e quando si intravedeva la possibilità di tornare a giocare, ecco il lockdown, il blocco dei campionati e tutto rinviato a chissà quando. E invece adesso sembra essere davvero arrivato il momento per l'ex attaccante di Empoli e Chievo Verona, società dalla quale era stato prelevato. A lui, ma non solo, si affida il tecnico biancoazzurro per aumentare il peso offensivo di un Pescara che nelle ultime 7 partite prima dello stop aveva messo insieme la miseria di 6 reti, 2 col Cosenza, 1 col Cittadella, 1 col Crotone e altri 2 con l'Ascoli. Nel 2020 invece sarebbero 9 in 9 partite. Troppo poco dunque per cullare sogni di gloria, soprattutto considerando che negli ultimi 2 match, quello con lo Spezia e l'ultimo irreale e non per la mancanza di pubblico col Benevento, la difesa è stata bucata 6 volte senza mai riuscire ad andare in gol. Con Pucciarelli insieme a Galano e con Maniero prima punta, Le Grottaglie deve provare ad invertire il trend offensivo, senza che a dargli una mano possa essere Marco Tumminello, ricaduto nel secondo infortunio stagionale, un'annata che definire sfortunata è un eufemismo per l'attaccante di proprietà dell'Atalanta, aspettando sempre che Bojinov sia al massimo della condizione. Anche il bulgaro avrebbe dovuto lavorare a campionato in corso per essere pronto al rush conclusivo, adesso ha ricominciato a farlo da qualche settimana e quando sarà al 100% può rappresentare una valida alternativa per la prima linea. Ma attenzione ai giovani, perché Borrelli nella prima parte di stagione ha retto il peso dell'attacco e Bocic ha dimostrato qualità anche a gare in corso, e il Cosenza ne sa qualcosa.
Per la Serie C invece la seconda parte del mese di giugno sarà quella della vera e propria preparazione agli spareggi che valgono la promozione in Serie B, dove attendono già Monza, Vicenza e Regina, promosse dal Consiglio federale non più tardi di una settimana fa. Nella giornata odierna il Teramo si sottoporrà al secondo ciclo di tamponi, a cui si aggiungeranno anche i test sierologici. Quelli effettuati giovedì scorso hanno avuto un buon responso, tutti i calciatori biancorossi sono risultati negativi e da domani le sedute individuali dovrebbero finalmente diventare collettive. Di Mascio sa che non potrà avere a disposizione Costa Ferreira, praticamente out fino alla fine della stagione causa intervento di pulizia alla caviglia sinistra, così come non potrà disporre di Fiore e di Matteo sulla corsia mancina. Tra la società e quest'ultimo potrebbe essere alle porte un contenzioso, ma la questione contratti in scadenza 30 giugno, cioè un giorno prima dell'avvio dei playoff, è questione che riguarda anche altri due tesserati, Tomei e Magnaghi. Il primo, a meno che non ci siano decisioni che proroghino gli accordi oltre quella data, sarebbe libero da vincoli contrattuali, perché di rinnovo col diavolo non sembra esserci neppure l'ombra. Il discorso di Magnaghi è diverso, ma porta pressappoco alle identiche conseguenze. L'attaccante è in prestito dal Pordenone fino al 30, per questo si cercherà di capire se l'orientamento del calcio italiano sarà verso una proroga fino al termine della stagione sportiva e, nel caso, se il giocatore o la società di appartenenza vorranno comunque far proseguire l'avventura in biancorosso. Per questo Di Mascio lavora su un Teramo baby che possa non considerare troppo queste defezioni nel caso dovessero esserci. Comune di Pescara e Club Biancazzurro provano ad accelerare per i lavori di riqualificazione dello stadio Adriatico Cornacchia. Domani a Chieti è previsto un importante incontro in soprintendenza, incontro cui parteciperanno il sindaco Carlo Masci e il presidente Daniele Sebastiani. Vediamo. L'esigenza è quella di adeguare lo stadio Adriatico Cornacchia agli standard attuali richiesti dalla UEFA per impianti utilizzati da club di Serie A e Serie B. Un iter che il sindaco di Pescara, Carlo Masci, vuole velocizzare compatibilmente con la burocrazia. Un primo passo compiuto la scorsa settimana con il sopralluogo compiuto assieme al presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, e al rappresentante della soprintendenza, l'architetto Aldo Pezzi. Domani un altro passaggio importante, visto che Masci e Sebastiani saranno proprio negli uffici della soprintendenza Chieti per un incontro che dovrà porre le basi del progetto di riqualificazione dello stadio Adriatico Cornacchia. Ci incontreremo a Chieti con la soprintendenza regionale, insieme sempre al presidente Sebastiani, per entrare più nel dettaglio, perché se si completerà questa opera si dovrà completare velocemente nei prossimi anni, sarà un'opera importante, vediamo che cosa dobbiamo salvaguardare, perché lì ci sono le colonne, c'è il colonnato di Piccinato che deve essere sicuramente salvaguardato. Il presidente Sebastiani, quindi la Pescara Calcio, si sono resi disponibili a realizzare una pista d'atletica in un altro posto prima di smantellare quella che c'è attualmente nello stadio e che nel progetto nuovo dovrebbe essere smantellata e realizzata in un altro sito, perché Pescara ha una tradizione sportiva legata all'atletica importante che deve essere mantenuta, ma nello stesso tempo vogliamo avere, Pescara vuole avere uno stadio che sia veramente all'avanguardia e pronto ad affrontare le sfide che ci si presenteranno davanti. La speranza per il primo cittadino è di arrivare al traguardo prima della scadenza del mandato. Io me lo auguro, certo, spesso in Italia mettere insieme le carte è più difficile che fare l'opera. Questa è un'opera ciclopica, è un'opera di molti, molti milioni di euro. Io la promessa che faccio è che non perderemo neanche un giorno per far viaggiare le carte e per far cominciare l'opera. E ora una notizia in chiusura, notizia dalla Serie D. Il notaresco comunica che Roberto Magnoni non è più il tecnico rossoblù. La decisione è stata presa di comune accordo dopo un sereno incontro avvenuto tra le parti. 16 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Il ruolino di marcia nel notaresco con appunto Roberto Magnoni in panchina prima che la stagione si interrompesse causa Covid-19, con la squadra che è rimasta in testa alla classifica per svariate giornate. Anche il titolo d'inverno. La società del presidente Salvatore Di Giovanni intende comunque ringraziare il tecnico per l'ottimo lavoro svolto ed augura allo stesso le migliori fortune per il prosieguo della carriera.
È tutto, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Replay, la trasmissione di Enrico Rocchi, chiaramente incentrata sulla Serie B e sul Pescara nella settimana che porta alla ripresa del campionato di sabato, in particolare con la gara tra Pescara e Juve Stabia. Replay appuntamento alle ore 21. Vi ricordo anche che tutti i servizi che avete visto in questa edizione sono disponibili on demand su YouTube, sulla nostra piattaforma, oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione, buona serata.